Lucento Corsaro a Borgo Vercelli si impone per 1-0, minimo scarto, però questo risultato, diciamo, premia il secondo tempo della squadra ospite, che ha usato sicuramente di più. Nella prima mezz'ora leggero predominio da parte dei padroni di casa, ma non si notano parate né da un lato né dall'altro. Al 31esimo c'è una girata al volo del numero 10 Rognone, parata senza difficoltà di Cecconello. Al 39esimo ancora Cecconello, esce sui piedi di Petrillo e neutralizza l'offensiva del Borgo Vercelli. Al 43esimo ci prova da lontano Amedeo, numero 10 del Lucento, para all'estremo di casa Maffezzoni. Al quinto della ripresa c'è un fallo su Amedeo, punizione dalla lunetta per il Lucento, para centrale Maffezzoni. Al 21esimo il gol, contropiede del Lucento che nel secondo tempo pare più tonico, discesa sulla destra e palla al limite dell'area, pregnolato indisturbato in fila a fil di palo alla sinistra del portiere Maffezzoni. Quindi ospiti in vantaggio 1-0. Al 30esimo ancora pregnolato, il suo tiro lambisce il palo alla sinistra di Maffezzoni. Chiaramente i rossi sono saliti in cattedra nella ripresa. Al 39esimo doppio giallo in 3 minuti per Miglietta. Borgo Vercelli che chiude la partita in 10. In sostanza pochi tiri nello specchio della porta, il Lucento nella ripresa ha usato sicuramente di più. I 4 cambi di Maffezzoni non hanno cambiato il ritmo dell'11 del Borgo Vercelli. Finale, Lucento Corsaro all'Aldo Vigino di Borgo Vercelli vince con il minimo scarto appunto sui padroni di casa.